Levata di scudi da parte delle associazioni di categoria del commercio sul posto obbligatorio a partire dal 30 giugno. Infatti, gli esercenti non provvisti di posto o che si rifiuteranno di accettare le transazioni con carte di credito o debito incorreranno in un'ammenda di 30 euro, non prevista prima dell'introduzione del decreto e aumentata del 4% del valore della transazione. Gli esercenti si dividono sull'introduzione del pagamento automatizzato: c'è chi è favorevole e chi è contrario, soprattutto per le spese minime. Non sono d'accordo perché le cifre sono minime. Un caffè che costa 1,10, una bottiglina d'acqua che costa 1 euro, mi mettono o posso. Allora, già paghiamo le tasse sul registratore casa e paghiamo anche naturalmente qualcosa sul bancomat. E io non sono d'accordo per la verità. Allora, secondo me gli unici che insomma potrebbero essere esentati forse sono i giornalai, diciamo, hanno dei margini così bassi che magari pagare la commissione del POS. Diventa, diciamo, ancora un'ulteriore riduzione del loro guadagno. La nostra percentuale è bassissima, ma da molti anni, non da adesso. È sempre, anzi, siamo regrediti e non abbiamo progredito. Prima avevamo un margine superiore ad adesso, quindi poi con le transazioni non penso che convenga, diciamo, più vendere i nostri prodotti quotidiani, riviste e tutto quanto. Che oggi nel 2022 penso tutti abbiano necessità di pagare con il bancomat anche piccole cifre come il bar, il caffè. A noi andrebbe molto molto bene prendere carte di credito perché ci eviterebbe di avere contanti in cassa e quindi tanti problemi, però dovrebbero azzerare le commissioni.